che cosa è emerso dall'incontro di ieri sera in comune? Quello che ci aspettavamo, quello che avevamo richiesto all'amministrazione, cioè la certezza di poter giocare in uno stadio cittadino, uno stadio qui a Barletta, e alla fine l'amministrazione, nella persona del sindaco, ha preso l'impegno di farci cominciare il campionato a Barletta, presso il Manzichiapulin ovviamente, perché purtroppo, come tutti sappiamo, il Puttilli non è ancora pronto. Però partiamo dalle piccole cose. Già il fatto di poter disporre di uno stadio qui a Barletta è tanta roba rispetto alla scorsa stagione, dove vi ricorderete siamo stati costretti a giocare sempre fuori casa sostanzialmente. Ovviamente i tempi non ci sono stati comunicati, però c'è stata data la garanzia di impegno, che non è poca roba, e in parole povere la certezza, se vogliamo, di poter cominciare la stagione qui a Barletta. Certezze sui tempi di consegna dopo i necessari interventi di adeguamento non ce ne sono, ma l'impressione è che il Barletta finalmente tornerà a giocare a casa già all'inizio della prossima stagione. Non al Puttilli, ovviamente, ma al Manzichiapulin. C'è un impegno preso dal sindaco Pasquale Cascella con gli attuali dirigenti del sodalizio biancorosso al termine dell'incontro di ieri sera a Palazzo di Città e riguarda l'impianto sportivo di Via dei Mandorli, che era e resta una soluzione temporanea in attesa che torni disponibile il Puttilli. Il CONI è venuto martedì a Barletta a fare un ulteriore sopralluogo, non so cosa si è detto, cosa si sappia. Io so che il CONI sta valutando anche l'ipotesi di rendere fruibile il Puttilli senza l'abbattimento delle strutture vecchie, che comporterebbe una spesa notevole. Si è espresso il CONI approssimativamente, chiedo scusa, attorno a gennaio-febbraio, questo è il tempo che ha dato per la consegna dello stadio. Io ormai di tempi, di promesse, di tutto ciò che ne consegue ne ho sentite anche troppe, quindi diciamo che non mi fido. Però se è vero ciò che dice il CONI, che ha anche preso in gestione, la cura del terreno di gioco, del prato, del terreno di gioco del Puttilli, se questo dovesse essere vero, avremmo la concreta possibilità di spostarci temporaneamente al Manzichiapulin per poi tornare in quella che è la nostra casa, che è il nostro stadio. Fumata grigia tendente al bianco dunque. Il presidente Michele Di Paola e l'intera dirigenza possono cominciare a programmare la prossima stagione, quella di presentare la domanda di ripescaggio in Serie D, è più di una semplice idea. Stiamo valutando nel giro delle prossime 2 settimane, non oltre, perché poi si concluderanno i campionati e ci sarà la necessità di presentare questa domanda qui, per la quale è necessaria una cifra attorno ai 50.000 euro, se non ricordo male, 31.000 euro di fideiussione più 19 di iscrizione. Cercheremo insomma di presentare questa domanda qui che ci potrebbe consentire magari di partecipare al campionato di Serie D.